cosa facciamo? Ci sarà subito Sara Rubinelli che preparerà un momentino di caffè, concludendo poi con un giochino a sorpresa che dovremo fare. La stessa cosa. No, infatti, ma come per la camera, adesso amplificheremo anche se si riesce, se no faremo una cosa molto interattiva, per cui ci avvicineremo e parleremo proprio vis-à-vis, dopo superando la difficoltà tecnica. Ci sono i due collezionisti a livello nazionale e mondiale che ci racconteranno un pochettino la loro storia, presenteranno un loro libro che è un tomo veramente eccezionale di 3.000 caffettiere, tutto da guardare e da gustare, e alla fine potremo gustare, oltre chiaramente l'aperitivo del bar, anche un caffè particolare fatto con le loro macchine. Sono quelle che vedete qui, macchine particolarissime, caffè chiaramente con gusti adeguati alle macchine, tutto da scoprire da inventare. Spero che arrivi il microfono, nel frattempo due parole dell'Alberto che presenta sia Sara che il collezionista. Sì, innanzitutto siamo felicissimi per tante cose, un po' per il bel tempo e la bella location, un po' perché abbiamo superato ampiamente i 55 che ci avevano concesso, le 55 presenze che ci avevano concesso sulla zattera. Appena vedete un po' di acqua scappiamo. C'è Sara e sarà la prima a intervenire ed è bellissimo averla qua, lo dico veramente con tutta l'autenticità che ho dentro, perché Sara è stata la primissima a intravedere qualcosa di buono in un progetto che il nostro staff aveva appena abbozzato, e con disponibilità e generosità di tempo e di mezzi si è data disponibile a fare tutti i sabati mattina con noi, se non tutti quasi, per raccogliere tutte quelle che erano le buone idee e provare a concretizzare, a darci una mano veramente a organizzare al meglio, per cui un doveroso grazie glielo dobbiamo. E brava Sara, bravissima. In più è bello averla perché è una persona super competente, è professoressa di comunicazione e filosofia all'Università di Lucerna e soprattutto ci diverte ogni giovedì, ogni venerdì, quando esce l'informatore, con il caffè filosofico. Dunque abbiamo pensato che tanti, dopo tutti questi dettagli, dopo tutti questi indizi, fosse bellissimo concretizzare una sua presenza qua. Un caffè filosofico per la prima volta, credo, davvero in modo diretto con le persone, non scritto ma assolutamente in modo verbale, con un'interazione unica. Per cui lascio la parola a Sara che darà vita al primo caffè filosofico sulla zattera. Cercate di camminare senza precipitare perché ho sbagliato le scarpe oggi, quindi se a un certo punto mi vedete crollare. Rende orgogliosi di Omenia, della zattera, di tutto, ma anche da amante mia del caffè mi diletta assai. Lo scorso 14 giugno il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo dal titolo La bellezza profuma di caffè, dove si consiglia di procurarsi del caffè in polvere, mescolarlo con olio d'oliva e una goccia di lavanda e spalmarlo sulla faccia come scrub anti-rughe per uomini e donne. Tante ricerche, in effetti, mostrano gli effetti benefici del caffè. Già, ora i saggi yemiti bevono caffè per tenersi svegli nell'ora della preghiera. Infatti la caffeina tiene desta l'attenzione, tiene alto l'umore, questo è molto importante, aiuta respirazione e digestione, insomma un gusto che va d'accordo con la salute. Ma soprattutto dal punto di vista filosofico, ciò che è particolarmente interessante del caffè è il potere di rendere produttivo il nostro pensiero. Così scriveva Voltaire: bevo 40 caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare a come poter combattere i tiranni e gli imbecilli. La nettarea bevanda, come la chiamava il nostro poeta Parini, ha ispirato grandissimi movimenti intellettuali. Così per lo scrittore Iago la scoperta del caffè è importante quanto l'invenzione del telescopio e del microscopio, perché il caffè ha inaspettatamente intensificato e modificato la capacità e la vivacità del nostro cervello. Così Giuseppe Verdi non aveva dubbi: il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Ed è proprio
proprio in virtù di questo legame tra caffè, dialogo e pensiero che si è venuto a utilizzare il caffè come metafora potentissima per lo sviluppo di diversi prodotti intellettuali del nostro mondo e della nostra cultura. Voi saprete che nell'antica Grecia le persone si trovavano nel cosiddetto simposium. Il simposium era una situazione come questa, ci si ritrovava, si chiacchierava, ma di questioni, non per perdere tempo, di questioni che avessero un risvolto sulla vita sociale, sul senso della vita, sulla nostra felicità. Quindi si parlava di arte, di filosofia, di politica. E nel Settecento all'idea di simposium si unisce l'idea del caffè. Così Pietro Verri, un altro filosofo milanese, inizia a pubblicare il periodico Il Caffè, una raccolta delle discussioni che si tenevano nel caffè di un certo greco Dimitrios, che aveva aperto questo locale a Milano dove le persone si trovavano e dialogavano in modo costruttivo. Un punto particolarmente importante in tutto questo è che la cultura del caffè nasce dopo la cultura della... la cultura del caffè. Mi sentite bene? Finalmente! La cultura del caffè nasce dopo la cultura di quella che era la taverna. Perché? La taverna è sempre stata associata al vino, al vino come pensiero sregolato. Con la cultura del caffè entra in gioco la riflessione, il pensiero acuto, quasi a indicare che un pensiero sregolato raramente produce, mentre invece un pensiero motivato da un'adrenalina che il caffè può dare è fonte di costruttività per la società. In parallelo all'esperienza italiana del caffè, nasce in Francia il cosiddetto caffè filosofico, da cui per l'appunto troviamo nella rappresentazione del caffè filosofico. E di nuovo rimanda a questa pratica di ritrovarsi e di dialogare su questioni di interesse per il genere umano. Tra un caffè e l'altro ci si impegnava a rispondere a determinate domande, per esempio, che cos'è la libertà? Quando un'amicizia è vera? Cosa determina un buon governo? Una riflessione questa storicamente ancorata nel pensiero dei greci. Perché la morte? Le persone si scambiavano pensieri e filosofia. Tutti erano un po' filosofi, ma l'importante del caffè filosofico era tornare a casa con un bel messaggio che arricchiva. E che dire dell'esperienza viennese? Nel 1683 dei soldati trovarono dei sacchi di chicchi che pensavano fossero mangime per animali. Ma il re Giovanni III di Polonia li regalò a un soldato che creò il caffè viennese. Soprattutto dopo l'esperienza del caffè viennese, come sapete è caffè, latte e zucchero, nacque anche la cosiddetta letteratura caffetteriana. Persone che si ritrovavano, che producevano una letteratura che veniva poi pubblicata sui giornali dell'epoca. La tradizione vuole che ancora oggi, nel caffè viennese, ci si può sedere e dialogare per almeno 2 ore e il cameriere continua a portare caffè e dell'acqua, perché voi sapete che acqua e caffè intensifica il sapore del caffè, e quindi era una sorta di esperienza palato intellettuale. Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè, diceva lo scrittore inglese Thomas Sturt Eliot. Per prendere un caffè e morire c'è sempre tempo, diceva Totò. Così il drammaturgo Courtier scrisse: si cambia più facilmente religione che caffè. Il mondo del resto si divide in 2 classi, quelli che vanno al caffè e quelli che non ci vanno. Da cui 2 mentalità completamente separate, di cui a mio avviso la prima, quelli che vanno al caffè, sembra di essere assai superiore. Ora, il caffè, il pensiero di Courlain è sicuramente un'esagerazione. Però è un dato di fatto che tutti i filosofi, tutti i grandi pensatori hanno sempre attribuito un enorme valore al dialogo, allo scambio di idee, costruttivo. E se il caffè è la componente che ci aiuta in questo momento, perché non fare un elogio al caffè? E perché non elevarlo al rango di una bella e saporita scoperta? Al di là del caffè, probabilmente in una cornice simile a quella del caffè filosofico del Settecento, è bello trovarsi qui oggi a parlare. Tanti
stiamo bevendo un caffè, ne assaggeremo di molto buoni, e a volte ricordiamolo che basta un caffè per parlare con il nostro interlocutore, anche magari in quei momenti in cui basta una parola, basta una tazzina e si risolvono tanti problemi. Questo era un messaggio della filosofia antica, passato nella letteratura di tanti secoli e che forse oggi noi qui possiamo riscoprire. Allora, per assaporare l'essenza di un caffè filosofico, ho una bella questione filosofica da porvi in cui immaginiamo di scambiarci un po' di opinioni. Voi sapete che il filosofo Razzi una volta scrisse il famoso Carpe Diem, ovvero vivete il momento. E ci sono molte persone che dicono, sì, la vita va vissuta al presente, perché è l'unica dimensione che abbiamo. Passato e futuro non esistono. Cosa ne pensate? Chi ha qualche riflessione da condividere? Potete dialogare tra di voi o potete scambiamo qualche riflessione? Passata esperienza. Il passato esperienza. E quindi ci vuole. No, no, basta, ho finito. Allora, il passato esperienza e quindi ci vuole, fa parte. Quindi se è solo il presente. Presente un dono, ragazzi. Presente un dono. Quindi un occhio al futuro, il presente lo viviamo nella prospettiva di costruire il futuro. Sì. E ci sono delle situazioni in cui possiamo completamente evitare di pensare al futuro? Se diciamo la viviamo così. Sì, sì, una ideale. Vivere il presente. Vedete, questa è esattamente cosa succedeva, chiaramente su scala quotidiana, in un ambiente, oggi siamo comunque in un ambiente un po' formale, dove magari la conversazione, abbiamo i giornalisti, insomma, non è proprio così completamente informale, ma questa è l'essenza. E quindi l'invito è, abbiamo meglio tanti caffè, siamo tante persone con tante idee da dirci, viva il caffè filosofico. Grazie.